Oggi parliamo di bufale, di fake news e di tanto altro. Sono molto lieto, cari amiche e cari amici, di avere ancora una volta come graditissima ospite Enrica Perucchietti. Enrica, benvenuta innanzitutto e grazie per la tua disponibilità. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Senti, ma sei in diretta da San Vittore? No, non ancora, non ancora. Per il momento sono ancora in diretta dal mio studio. Però magari potrei anche andare a finire a San Vittore o magari più probabilmente a Contrada Pendente, così si chiama la località dove c'è il carcere di Ragusa. Però dai, non sveliamo subito tutti i trucchi. Ancora sono a piede libero, vedi? Vabbè, non posso far vedere i piedi perché ho le ciabatte. Comunque non ho nessuna catena ancora alle caviglie, ecco. Sono ancora... Ah no, immaginavo, no, sai, volevo solo sapere se per caso ti avevano offerto una stanzetta per poter continuare il tuo lavoro oppure essere ancora a piede libero, dai, bene, sono contenta. Per il momento sono ancora a piede libero, non so per quanto. Allora... Quindi mi tengo le arance da parte. Grazie, le arance le gradisco molto, magari con uno spremi agrumi perché mi piacciono più spremute che da mangiare. Allora cari amici, come vedete abbiamo cominciato già con una nota di scherzo, anche se in effetti c'è ben poco da scherzare. Allora lanciamo la sigla, che come sapete dura pochi secondi, e poi cominceremo subito con Enrica Perucchietti a parlare appunto di tutti gli argomenti che abbiamo già, a cui abbiamo già accennato. Pochi secondi e cominciamo. Enrica, ancora una volta benvenuta e che dire, mi fa molto piacere, fra l'altro anche il fatto che è capitato quasi per caso che questa intervista avvenga proprio di mercoledì, che era il tuo spazio quando tu avevi la rubrica che si intitolava, guarda caso, Mercoledì con Enrica, ma ormai è preistoria. Però poi ci siamo incontrati ancora una volta diversi mesi dopo l'interruzione, credo un annetto e mezzo fa, e oggi siamo ancora qui perché... Comunque sì, per caso, noi ogni tanto ci sentiamo, ci raccontiamo come si evolvono le nostre vite personali e professionali e appunto ci siamo trovati a parlare di questo DDL nominato Gambaro dal nome di uno dei firmatari, anzi di una dei firmatari, e poi di tutto quello che sta facendo la signora Boldrini. Non per niente abbiamo scelto di mettere nella locandina, oltre alla foto di Enrica e a quella del film che ha dato il titolo a questa trasmissione, cioè Un mercoledì da Leoni, anche l'effigie della signora Boldrini, che tanto si sta impegnando per cercare di tappare la bocca a tutti quelli che cercano di dire delle cose in modo libero e indipendente. Non necessariamente corretto, ci tengo a sottolinearlo, perché nessuno di noi, almeno io parlo per me, io non ho la pretesa di dire che tutto quello che dico è corretto, anzi, teoricamente potrebbe essere tutto sbagliato, ma quello che conta sono un uomo libero, cioè quello che dico lo dico perché lo penso e non perché c'è qualcuno che mi paga per dirlo. Questa è purtroppo una delle più grandi differenze fra chi si esprime in modo libero e chi invece si esprime nella televisione commerciale. Ecco, ho fatto questa lunga premessa. Enrica, decidi tu da che parte cominciare, di materiale di cui parlare ce n'è per ore, quindi do a te il piacere di scegliere. Tra l'altro siamo anche in concorrenza con la NASA e quindi stiamo sfidando un momento particolare. No, a parte gli scherzi, l'argomento secondo me, oltre che molto delicato e pungente, mi interessa molto, mi tocca molto come a tantissimi altri colleghi, perché il DDL Gambaro, presentato il 7 febbraio scorso, praticamente in una parte, soprattutto un comma di questo DDL, si insiste sul fatto che chiunque diffonda o comunichi voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano quindi destare pubblico allarme o comunque svolgere
un'attività che venga considerata insomma nociva per l'opinione pubblica è punito con la reclusione non inferiore a 12 mesi, ammenda fino a 5.000 euro, eccetera, eccetera. Lo sappiamo, tu ne hai già parlato, se ne è parlato molto in questi giorni. E tra l'altro un altro punto particolarmente interessante è il fatto che tale norma non si applica ai giornalisti professionisti, alle testate registrate. Tu adesso facevi riferimento, no, alle televisioni, ma in generale anche alla carta stampata. Il passaggio notizie esagerate o tendenziose è un concetto molto aleatorio, oltre che pericoloso, perché è una definizione, un'espressione soggettiva che in qualche modo va a richiamare, secondo me, il reato di opinione, perché si va poi alla fine secondo me, a colpire non tanto la notizia infondata in sé, quindi quella che può essere, si può poi mostrare come una, appunto, bufala, una cosiddetta fake news, quanto secondo me il dissenso in generale. E tra l'altro, insomma, se non sbaglio, la Costituzione italiana all'articolo 21 dovrebbe garantire la libertà, no, di espressione per tutti. E a me sembra che in realtà questo disegno di legge vada verso la costituzione dello psicoreato e in qualche modo poi anche sicuramente di una psicopolizia, perché come dicevo, quello che si vuole minare, che si vuole evitare, censurare, eccetera, è il dissenso, quindi in qualche modo andare a minare qualunque tipo di controinformazione, informazione alternativa. È vero, è vero. E fra l'altro, cioè la cosa che mi ha colpito di più quando ho visto per la prima volta questa notizia, l'ho vista proprio un pomeriggio grazie a Facebook, poi dopo poche ore ho visto un video del mio amico e collega, diciamo, Claudio Mesfora, alias BioBlu, e poi insomma ho continuato ad approfondire, eccetera. La cosa che mi ha colpito, anzi sono due le cose che mi hanno colpito di più in effetti, non solo una. La prima è proprio questa definizione di notizia data in modo esagerato o tendenzioso. Tendenzioso, cosa vuol dire? Cioè, la cosa che mi ha fatto, diciamo, che ho trovato più paradossale e su cui poi secondo me ovviamente hanno dovuto inserire che non si applica per le testate giornalistiche, è il fatto che l'espressione notizia esagerata o soprattutto tendenziosa, secondo me, si potrebbe applicare a qualunque tipo di giornale cartaceo, perché se tu prendi un quotidiano che sia inquadrato tra virgolette di sinistra o all'opposto di destra, troverai la stessa identica notizia battuta dall'ANSA che viene inquadrata in modi radicalmente diversi. Oppure delle notizie, basta anche soltanto vedere i titoli, i sottotitoli, come esagerano, no, delle notizie che siano di cronaca, ma soprattutto poi di politica, in qualche modo come addirittura poi i titoli, pensiamo alla cronaca, quelle legate anche all'immigrazione, allo spaccio, eccetera, in particolare magari nelle redazioni locali, tendano proprio in qualche modo a esagerare, esacerbare gli animi e quindi anche a destare allarme. Quindi, se questo fosse applicato e non ci fosse la clausola delle testate giornalistiche, allora dovresti praticamente chiudere e arrestare quasi tutte le redazioni. Cioè, io lo dico perché comunque redazioni giornalistiche ci ho lavorato, ma funziona proprio così: devi in qualche modo prendere la pancia sia dei telespettatori e ancora di più di chi ti legge sul quotidiano cartaceo. La stessa cosa lo sappiamo benissimo, vale su internet, anche perché poi più passa il tempo, più l'attenzione delle persone scema, e quindi si ha, purtroppo, a mio avviso, è una cosa tremenda, questo alzare il tiro in questi titoli sempre più trash, per appunto attirare l'attenzione in modo che il lettore si fermi, noti appunto quella tal notizia rispetto alle altre, ci clicchi sopra se su internet oppure se al telegiornale, si fermi un attimo a vederle, non giri, eccetera, eccetera. E ribadisco, se non valesse per le testate giornalistiche, per le redazioni in generale giornalistiche,
Notizie esagerate o tendenziose varrebbe, penso, almeno a essere veramente generosi l'80% di queste che si ritroverebbero a dover chiudere, a pagare multe e a finire dentro, ma proprio perché c'è anche una logica di mercato, di marketing dietro ormai il giornalismo contemporaneo. I titoli, anche nelle settimane scorse ci sono state, no, delle polemiche per il titolo, patata bollente, eccetera, eccetera. Quel titolo, per quanto disgustoso, è assolutamente in linea con ormai le tendenze dei quotidiani e dei TG a cui siamo abituati. Quindi dovremmo, insomma, mi sembra che ci sia una forma anche di doppia morale, di ipocrisia e di bipensiero, perché noi siamo abituati ormai ad avere questo tipo di giornalismo che è assolutamente strumentale, strumentalizza la pancia delle persone attraverso questi metodi anche davvero piccoli, e dall'altro però si vuole andare a minare e censurare reprimere il dissenso, appunto facendo leva su notizie tendenziose ed esagerate, che sono esattamente quelle che ci propinano tutti i giorni. E questo a prescindere dalla realtà e dalla veridicità o no del contenuto, cioè della notizia. Adesso sto parlando soltanto di esagerazione e di contenuto tendenzioso. Certo, ma poi Enrica, la cosa veramente più sconvolgente è che, vabbè, io sono un tecnico, no? Ho una laurea in ingegneria, spesso dico sono un ingegnere pentito, però insomma alcune cose me le ricordo ancora. E beh, una delle prime cose che ho imparato facendo studi tecnici è che una cosa, per poterla definire bene e per poter poi permettere ad altri di giudicarla, deve essere misurabile. Cioè, per esempio, il reato d'omicidio. Ci deve essere la prova, naturalmente, ma poi ci deve essere un cadavere, una persona uccisa dall'assassino. Ma una notizia esagerata, mi chiedo, il giudice cos'ha? L'esageratometro? Cioè, come fa il giudice a decretare, per esempio, che ne so, un banchiere, anzi no, faccio un esempio pratico che mi tocca da vicino, un pubblico ministero e un giudice per le indagini preliminari archiviano la mia denuncia contro una banca. Vabbè, la notizia è questa, la notizia, chiaro, non interessa a nessuno, però facciamo finta che sia una notizia, a qualcuno potrebbe anche interessare. Archiviata la denuncia di Mandarà contro Unicredit, anzi, contro l'amministratore delegato di Unicredit e altri dirigenti. Allora, questa è la notizia. Io nel dare questa notizia posso dire semplicemente hanno archiviato la mia denuncia, oppure posso dire avevo denunciato sei persone e l'hanno rubricata come ignoti. Avevo denunciato 22 reati e 21 non li hanno proprio considerati e ne hanno trattato solo uno. Ci avevo messo la perizia e hanno detto che era sbagliata senza nominare un CTU. Quindi hanno fatto omissione d'atti d'ufficio, hanno commesso dei gravi reati. Per me questi magistrati sono complici della banca. Dove entra l'esagerazione? Quando dico solamente l'elenco delle cose che non hanno fatto? Quando dico che sono complici della banca? Cioè, con quale metro il giudice può decidere se la notizia è esagerata o tendenziosa? O ancora peggio, con quale metro? Perché come tu hai citato prima, c'è anche quella parte in cui si dice che la notizia può creare danno alla popolazione oppure agli interessi pubblici. Quali sono gli interessi pubblici? Sono gli interessi del popolo italiano o sono gli interessi dei banchieri e di quelli che comandano il mondo? E quindi è veramente difficile, è proprio una legge non misurabile, a parte poi il fatto che non è garantito, anzi viene proprio preso a calci il principio di uguaglianza, perché va bene che come dici tu, visto che tutte le redazioni giornalistiche, televisive esagerano, eccetera, e quindi dovrebbero tutti andare in galera e pagare le multe, vabbè, ma questo non vuol dire che allora siccome loro commettono questi reati, allora li escludiamo, facciamo una sanatoria a priori per tutti loro e mandiamo in galera solo gli altri. Cioè, per me veramente, a rischio di prendermi una querela per diffamazione da Gambari e dagli altri firmatari, chi ha firmato questo DDL deve veramente avere qualche problema di equilibrio mentale. Oppure l'hanno firmato senza leggerla. Qualcuno gliel'ha data così, dici te, mettici una firma e loro ce l'hanno messa. Io credo che questo DDL, così com'è, non passi neanche al vaglio delle Camere. La Camera e il Senato, e sicuramente, chiedo scusa, verrà bocciato dalla Corte Costituzionale perché proprio prende a calci tanti principi contemporaneamente.
Non lo so, secondo te sono esagerato e tendenzioso in quello che ho detto? Assolutamente sì. No, a parte gli scherzi, il fatto è che stiamo entrando in una materia sempre più aleatoria, perché diventa poi aleatorio il metodo appunto di giudizio, e diventa tutto soggettivo, cioè dipendentemente da chi ti trovi davanti potrà considerare esagerato oppure no un contenuto, una notizia o un titolo. Per me, io che faccio una rassegna stampa la mattina, la maggior parte dei titoli bipartisan, destra e sinistra, dei quotidiani che trovo è tendenzioso ed esagerato, perché certi titoli dove automaticamente si mette anche il commento scandaloso, oppure questi titoli più coloriti e elaborati, tipo patata bollente, eccetera, eccetera, li trovo disgustosi, non etici, non deontologici, fuori luogo, eccetera, eccetera. Oppure notizia shock, no, ormai va di moda soprattutto poi nelle notizie che vengono riprese, messe sui siti internet delle testate giornalistiche. Una volta non c'era bisogno di doverla sparare così grossa, che poi tra l'altro ti trovi questo titolo antisonante e entri e nella notizia si dice poco niente, non rispecchia neanche quello che il titolo praticamente dava, dettava. Quindi è assolutamente aleatorio, oltre che scritto male, campato in aria, però secondo me è l'indice di un grosso problema, cioè è l'indice del fatto che siamo ormai in diciamo, nel campo della post-verità, in cui sembra volutamente che non esisti più una verità, che tutto stia diventando soggettivo e che soprattutto ci si debba in qualche modo allineare, uniformare al pensiero mainstream, al pensiero unico, al politicamente corretto, e se non lo fai devi essere livellato. E quindi secondo me, ma ne parlo, cioè ne parlo ormai da anni nei miei libri, dopo una, diciamo, una globalizzazione, a fianco una globalizzazione delle merci, è in atto una globalizzazione delle coscienze. E questo tentativo, che poi per carità non passerà, però secondo me è gravissimo, perché è il termometro di che cosa sta avvenendo nella società. Si sta cercando di far passare in qualche modo la legittimità agli occhi dell'opinione pubblica, di dover appunto limitare l'espressione, soprattutto il dissenso, perché ci sarebbe un rischio pubblico, sociale, eccetera, eccetera. In realtà si sta in qualche modo introducendo lo psicoreato orwelliano, e si sta appunto cercando di limitare, di imbavagliare le voci che sono fuori dal coro. E tra l'altro io sto assistendo a una strumentalizzazione, poi tra l'altro sempre più raffinata, di alcune dinamiche. Ad esempio, abbiamo visto la lettera della Boldrini a Zuckerberg, no? In cui partiva, in questa lettera, l'incipit era quello legato alla violenza, la violenza sui social, soprattutto la violenza contro, no? Contro le Sì, donne. il E se tu leggevi questo incipit, cyberbullismo. il cyberbullismo, in particolare, poi legato, no, anche a un certo tipo di misoginia e di violenza sulle donne, dove poi ci puoi far rientrare un po' di tutto. E giustamente, secondo me, leggendo l'incipit di questa lettera, anche a livello, diciamo, di pancia, istintivo, emotivo, non potevi che darle ragione. Poi, con un salto, davvero, il salto della quaglia, un salto quantico, si passava dal biasimare la violenza che c'è sui social. Io sono la prima a, come si dice, a non gradire l'utilizzo dei social. Ad esempio, ho smesso di utilizzare Twitter e non mi piace neanche utilizzare Facebook, proprio perché è assolutamente chiaro, evidente, lampante che i social siano ormai diventati una specie di cloaca dove ognuno deve dire la propria e tra l'altro insultare e scannarsi vicendevolmente. Ma da lì, dal constatare che esiste la violenza sui social, passare a dire: ecco, la violenza è data dalle bufale, dalle fake news,
news, quindi bisogna censurarle, ma qual è, scusatemi, la connessione logica? Cioè, come sillogismo, come nesso logico non c'è, è mancante, non c'entra assolutamente nulla, sono due argomenti diversi. Se tu mi parli della necessità di cercare di limitare la violenza, ad esempio sui social, questo è ancora un altro discorso, perché ci rientra innanzitutto una problematica, secondo me, sociale e anche psicologica, anche il fatto che comunque ormai siamo sempre più maleducati, siamo sempre anche più irresponsabili, cioè ci stiamo in qualche modo diseducando ad assumerci poi anche le responsabilità di quello che diciamo oltre a quello che facciamo, e che poi dietro una tastiera, soprattutto se poi utilizziamo dei nickname, diventiamo tutti dei leoni e poi tra l'altro non abbiamo più filtri e ci abituiamo prima attraverso i social a insultare, denigrare, minacciare, e poi magari usciamo e non interrompiamo neanche questa specie di flusso di coscienza, ma continuiamo e quindi diventiamo poi aggressivi, anzi sempre più aggressivi e violenti. Ma questo è, secondo me, da un lato c'è una piega sociale dovuta a tutta una serie di fattori, e dall'altro bisogna però anche andare a considerare il fatto che se qualcuno va a, ad esempio, a segnalare una pagina o un contenuto, appunto dove ci sono minacce, insulti, eccetera, eccetera, e certi social non fanno assolutamente niente perché, come si dice, li ritengono a norma. A me è capitato più di una volta di aver segnalato dei contenuti dove avevo minacce di morte, diffamazione, insulti di tutti i tipi, e per Facebook andava benissimo e non sono stati né sospese le pagine, né gli utenti, eccetera, eccetera. Poi dall'altro ci sono, vengono strumentalizzati dei casi come appunto tutta questa questione molto generale della violenza da parte della Boldrini, oppure in questi giorni le minacce ad esempio all'atleta paralimpica Bebe Vio. Di nuovo viene data come seconda notizia, no, nei telegiornali il fatto che sia stata minacciata su Facebook. Mi dispiace, cioè umanamente è sicuramente una bruttissima notizia, spiace per lei, tutti dovrebbero essere solidali con lei, ma ovviamente questo tipo di notizia che viene data come magari stamattina il TG5 l'ha data come seconda notizia, e quindi pratica era in apertura di telegiornale. Se tu vai a insistere così tanto su una notizia del genere, perché stai in qualche modo strumentalizzando il tutto per diffondere quest'idea che ci sia sempre più violenza, che i social, appunto come in questo caso, non avevano reagito, e però poi continui di nuovo con un salto logico che non sta in piedi, dicendo ecco che ci vuole un intervento, e però questo intervento non va a scapito di quelli che poi ti minacciano di morte o di violenza, ma va a scapito delle fake news, delle bufale e dei blogger. E non c'entra assolutamente niente. Questo è strumentalizzare una notizia che può essere di cronaca o una piaga sociale, come può essere il cyberbullismo. Perché tanto anche nel momento in cui dovesse passare il DDL Gambaro e Company e ci dovessero intervenire queste forme di censura, di multe e persino di arresti, tanto comunque le minacce, gli insulti, eccetera, eccetera, sui social continuerebbero. Quindi non cambierebbero assolutamente niente. Bisogna cambiare questo, bisogna cambiare la testa delle persone, la coscienza delle persone, sensibilizzare le persone da un lato a cercare di abbassare i toni di qualunque tipo di discussione. Quando trovi la pagina, un personaggio che sclera, che diffama, che minaccia di morte, ovviamente ci devono essere degli interventi. La polizia postale dovrebbe poter avere, come si dice, più potere in merito, cosa che però purtroppo non avviene, e dall'altra invece le persone dovrebbero anche iniziare a imparare a non condividere qualunque tipo di notizia così che vedono senza neanche leggerla, e magari leggono soltanto il titolo, e cercare invece di essere meno superficiali e ad approfondire ciò che leggono e che condividono. Ma secondo me, ribadisco, il problema è prima una questione proprio sociale, di educazione e soprattutto culturale, che stiamo totalmente perdendo. Quindi non è a suon di legge che tu migliori la società e cerchi di evitare questo problema. Semmai è cercando di migliorare la testa, l'educazione e la sensibilità delle persone, ma questo non lo si fa assolutamente. Certo,
Cara Enrica, allora io vorrei dire una cosa. Innanzitutto, ovviamente, sono d'accordo con te sul fatto che la piaga del cyberbullismo, della violenza, puoi immaginare come anch'io talvolta sono vittima di queste cose, anche se ormai sono abituato e diciamo mi fa un baffo. Però, insomma, quindi è un argomento che conosco. Però, ecco, quello che vorrei dire, quindi d'accordo con te sull'aspetto culturale, dovremmo tutti migliorare, capire che quello che scriviamo è come se lo dicessimo di fronte al target, diciamo, all'obiettivo di quello che noi diciamo, e il fatto che siamo solo a distanza con un computer non fa nessuna differenza. Quindi su questo siamo assolutamente d'accordo. Però mi permetto di sottolineare un fatto sul quale, da quello che hai detto, si capisce già che sei d'accordo, ma mi piace sottolinearlo, che l'obiettivo di questa legge è dimostrato che sei d'accordo da quello che hai detto prima della lettera della Boldrini a Zuckerberg. Perché appunto lei è partita dal cyberbullismo e poi con una deviazione così, Che non c'entra niente. esatto, è finita a parlare delle fake news, quelle che loro chiamano fake news, comunque diciamo del colpire i blogger. Quindi io mi permetto di pensare e di dire anche, infatti lo sto facendo, che questo DDL non ha come obiettivo il cyberbullismo, assolutamente, proprio Assolutamente. non lo considerano, gliene importa assolutamente nulla. L'obiettivo di questo DDL, così come quello del grande team, e mi piacerebbe riuscire a estorcerti qualche parola nei confronti di questo team. Ecco, so che tu qualcuno di loro lo conosci, vedremo se riuscirò a estorcertela. Comunque, insomma, a parte questo, cioè né il team della Boldrini, diciamo il Ministero della Verità, né il DDL Gambaro hanno come obiettivo contrastare Assolutamente. il cyberbullismo. Hanno semplicemente come obiettivo silenziare quelli che sono difformi, quelli che sono fuori dal coro mainstream. Punto. Siamo Sì, d'accordo? assolutamente d'accordo, nel senso, era esattamente quello che stavo dicendo, cioè secondo me hanno strumentalizzato e stanno strumentalizzando una piaga sociale che è il cyberbullismo, connettendolo con un salto logico che non esiste, cioè c'è proprio un salto logico che non ha senso, connettendolo col discorso delle cosiddette fake news, anche qua poi bisognerebbe entrare in merito, vedere quali sono le notizie inventate, se quelle mainstream, quelle dei blogger, eccetera, eccetera, e stanno strumentalizzando un problema per poter giustificare davanti agli occhi dell'opinione pubblica la necessità di questa censura del dissenso. E il fatto che, secondo me, tu abbia ragione è dato dal fatto, scusate la ripetizione, che poi i primi a in qualche modo macchiarsi di cyberbullismo sono coloro che lavorano nelle retrovie o comunque sostengono i cosiddetti siti che dovrebbero smascherare le bufale, perché poi sono questi stessi sostenitori, questi inquisitori, novelli inquisitori 2.0, che poi sui social, su Twitter, a parte che ti perseguitano, prima cosa, adesso non sto neanche a parlare del fenomeno dei troll e di quelli che magari hanno dei falsi account, eccetera. Io parlo anche di quelli che ci mettono la faccia, nome e cognome, ma ti ritrovi poi tutto questo esercito di personaggi anche veri, quindi a parte i troll, che ti perseguitano, che ti insultano, che ti minacciano nei casi ovviamente peggiori, ma che normalmente comunque fanno cyberbullismo perché ti dileggiano, ti prendono in giro pesantemente. Secondo me è semplicemente una versione adulta del cyberbullismo di cui si parla tanto. Come piaga sociale riguardo ai ragazzini, agli adolescenti, eccetera. Quindi, da un lato, di un nuovo ripensiero, doppia morale. Si parla, sì, ovviamente si biasima giustamente la piaga del bullismo e del cyberbullismo per quanto riguarda i ragazzini, e dall'altro invece si istiga forme di sempre più sofisticate di bullismo verso chi non la pensa come dovrebbe, cioè chi non è allineato al mainstream, al politicamente corretto, al pensiero unico. Quindi, se io sostengo anche teorie fossero strampalate, non importa, alla faccia della libertà di opinione e di espressione, devo essere poi presa letteralmente per i fondelli pesantemente da questi personaggi sulle loro parole pubbliche o in privato o in gruppi, e sempre dileggio, sempre presa in giro, sempre bullismo diventa quando poi diventa esagerato perché non è satira.
E quindi questo che cos'è? È sempre bullismo. Quindi in realtà questo, la Boldrini, quelli che stanno dietro, attorno, che la sostengono, e questo DDL, non, da un lato ci si maschera come il tentativo di cercare di ostacolare, reprimere il cyberbullismo, ma dall'altro invece lo alimentano e vogliono solo, semplicemente, esclusivamente reprimere e censurare chi non è politicamente, chi non è allineato con il pensiero mainstream. Per me è assolutamente evidente, ma perché noi che ci lavoriamo ci siamo passati tutti a essere poi presi di mira anche proprio pesantemente da questi personaggi. E allora scusatemi, cioè, non capisco, io posso essere presa pesantemente di mira da uno di questi perché secondo loro sparo cazzate e non c'è una doppia morale, questa è schizofrenia mentale, questa per me è bipensiero. Esatto. O per usare un termine dei miei amici Mario 40 e Tommaso Minniti, questa è dissonanza cognitiva. Sì, beh, chiamatela come volete, però mi sembra che Orwell già Abbia fatto spiegasse scuola. meccanismi tantissimo tempo fa, e lo ribadisco, non è per una questione, questo non serve a niente al cyberbullismo, se si vuole evitare che, come si dice, il dilagare di un certo tipo di violenza o il giustamente oscurare, censurare quelle pagine davvero disgustose che prendono di mira certe donne, o le donne in generale, che, o in cui trovi appunto minacce, insulti, eccetera, eccetera, ma sia tu che io ne siamo anche stati, no? Vittime al centro, protagonisti, e quando poi cerchi di denunciare o segnalare queste pagine o questi personaggi non succede assolutamente niente. Quando addirittura li vai a denunciare alla polizia postale o fai partire le querele, non succede assolutamente una mazza. E quindi il problema è cerchiamo di migliorare quello che può fare la polizia postale, quello che può fare la procura, quello che può fare la giustizia in generale verso il tema del bullismo, del cyberbullismo o delle persone gravemente disturbate, ma questo non c'entra assolutamente niente sull'informazione. Poi, ancora altro argomento. I siti, io mi chiedo, questi siti che, come si dice, diffondono realmente delle bufale, cioè delle notizie volutamente inventate, sono nati per cosa? Soltanto ed esclusivamente per monetizzare, oppure sono nati in qualche modo anche come strategia per poter in un paio d'anni far esplodere il caso delle bufale, delle fake news e poi avere, diciamo, avere una reazione appunto questa e poi avere far sì che appunto qualcuno trovasse la soluzione, cioè il giro di vite che imbavagliasse l'intero web? Perché io questa domanda francamente me la faccio. Qua sarò complottista, però io mi chiedo come mai di punto in bianco negli ultimi 2 anni sia esploso questo fenomeno di questi siti che battono, che diffondono tutta questa serie di notizie anche assurde, se non sia stato, diciamo, strumentalizzato e fomentato anche questo fenomeno. Però dall'altro mi chiedo anche come fa la gente a non accorgersi che sta condividendo una notizia assurda, perché va bene, alcune notizie sono difficili come si dice, da controllare, perché devi risalire alla fonte, devi andare magari prima sul sito, quello può essere tedesco, inglese, francese, che l'ha battuto, e scoprire se ha un fondamento, se il giornalista esiste, eccetera, eccetera. Ma alcune notizie sono talmente assurde che io mi chiedo anche lì come fa la gente a non accorgersene, ma perché non se ne accorge? Perché il più delle volte condividono semplicemente un post perché hanno letto il titolo, ma non si sono presi la briga e non hanno perso neanche un minuto per leggere la notizia che c'è all'interno, se no avrebbero capito che si trattava di cretinate. Questo è dato anche da una forma di superficialità e dal fatto che siamo in una società sempre più veloce che in qualche modo fagocita tutto. E quindi, presi da questa smania della velocità di tutto, condividi un post che hanno condiviso gli altri tuoi contatti senza neanche verificare che cosa c'è, qual è il contenuto. E poi come fai a non accorgerti che stai condividendo il post di un sito che si chiama Il Fatto Quotidiano, o titoli del genere,
come fai a non renderti conto che non è il fatto quotidiano? Cioè, ti può succedere una volta, ma non è possibile che ci siano le persone che continuano a condividere sempre gli stessi siti, che sono evidenti, che sono delle fregnacce, ma sono delle fregnacce perché volutamente condividono fregnacce. E poi anche qua, però, per una questione, diciamo, di educazione culturale, leggevo che i ragazzini considerano la veridicità di una notizia in base a quanto è stata condivisa. Questo anche è molto grave, e questo mi sembra che però lo facciano anche gli adulti. Cioè, da un lato mi sembra che ci sia la tendenza a pensare che una notizia sia appunto vera semplicemente se è stata condivisa da un alto numero di persone. Dall'altro mi sembra che ci sia la tendenza, e qua rientriamo nel campo della post-verità, a sostenere la veridicità di una notizia semplicemente perché ci piace quello che quella notizia dice. E quindi qua davvero siamo nel campo della post-verità, perché tutto diventa soggettivo e virtuale e finiamo per condividere, per considerare reale quello che vorremmo lo fosse. Ma dobbiamo renderci conto che però cioè, ci dovrebbe essere, c'è un mondo esterno alla nostra coscienza, che quindi non necessariamente quello che noi desideriamo poi è davvero reale. Se noi pensiamo di avere come metro di giudizio la nostra sfera dei desideri, anche qua, ragazzi, cioè, dovremmo ritornare un po' sui banchi di scuola. Allora, mi hai fatto molto sorridere quando hai citato il fatto quotidiano, perché era proprio una delle cose che volevo citare, perché ti devo dire la verità, ho riflettuto molto per quello che hai detto e in effetti oggi col senno di poi potrebbe anche essere che questi siti sono stati creati proprio per creare confusione, per poter avere poi il precedente, eccetera, eccetera. Però ti devo dire altrettanto onestamente che all'inizio, quando è comparso, ti ricordi il Geomale? Che era scritto come il giornale, però graficamente la R e la N messe vicine sembrano una M, e quindi questi hanno fatto il Geomale. E beh, ma io mi scassavo dalle risate ogni volta che vedevo una di queste notizie, sia sul Geomale, sul Fatto Quotidiano, il Corsaro della Sera. Cioè, era veramente divertente, perché voglio dire, per me si vedeva lontano un miglio che era una cosa per ridere. Anche perché all'inizio erano molto più soft. C'era, mi ricordo, nel 2013, trovato Beppe Grillo che suonava tutti i citofoni d'Italia e la signora gli ha risposto, gli ha buttato il secchio d'acqua addosso, eccetera. Cioè, erano veramente talmente evidentemente false che il numero di persone che ci cadeva era veramente basso. Oggi probabilmente le cose sono un po' cambiate e loro hanno affinato un po' il tiro e quindi ora magari spacciano delle notizie che sono un po' più verosimili e sempre più persone ci cadono. Però, onestamente, se dovessi dare il mio parere su questi siti tipo Fatto Quotidiano, Geomale, eccetera, e invece i siti come Butak, Bufale un tanto al chilo, o tutti gli altri siti di autosedicenti, cioè sedicenti sbufalatori, beh, questi ultimi per me svolgono un ruolo molto più sporco, molto più meschino. Anche perché io sono anche arrabbiato, fra l'altro, con quelli di Butak, sono veramente molto arrabbiato, perché quando hanno fatto la lista dei siti bufalari non mi hanno incluso. Quindi vuol dire proprio che non mi hanno neanche considerato e questa cosa veramente è molto offensiva. Io sono andato lì a spulciarmi sperando di esserci, visto che sempre il mio amico Claudio Messori invece era presente, e io invece non c'ero, dico, mannaggia, sono talmente piccolo per Non la vale rete niente, Salvo, non vale che niente, proprio non non mi vale si niente. filano. Ecco, però vorrei dire a proposito, no? Io a volte addirittura critico il mio amico Claudio Messora perché è troppo moderato. Cioè, lo si può accusare di tutto, ma certo non di dare notizie esagerate, tendenziose o di avere un approccio, diciamo, falsificatore e non professionale. Quindi, veramente, per Butak, mettere proprio BioBlu fra i siti bufalari è veramente l'apoteosi della stronzata. Scusate il francesismo. E questo qui, questo sito Butak, mi pare, se non vado errato, che sia proprio intestato al signor David Puente, che è uno dei consulenti della signora Boldrini, insieme a Paolo Attivissimo, altro che proprio te lo raccomando, e altri che onestamente non conosco. Insomma, ecco, poi ti leggo qualche commento che c'è in chat, Enrica, ma magari non in modo uno per uno, ecco, ma su questo gruppo, su questa commissione
che formerà il nuovo Ministero della Verità. Quindi io ti dico questi due nomi, te li ripeto, Attivissimo, Puente, ce ne sono altri due o tre. Genericamente, collettivamente, qual è la tua opinione? Io ho avuto, diciamo, sono stata presa di mira dal sito di Puente l'anno scorso. In realtà per l'organizzazione da parte della casa editrice per cui lavoro, la Uneditori, di un convegno a cui dovevano partecipare Marcello Pagno, Giuseppe Di Bella e altri relatori. Ci presero di mira per la questione che volevamo organizzare, cioè io vabbè, avevo firmato il comunicato stampa come ufficio stampa della casa editrice, ci presero di mira perché non volevano che organizzassimo la conferenza alla GAM in quanto legata, mi sembra, alla regione, cioè la circostanza più o meno era quella. Ma ci presero di mira pesantemente me, finimmo sul sito, ci furono, sai, pesanti sfottò, la loro presenza al Salone del Libro, non al convegno, ma al Salone del Libro, non quando c'era ad esempio Pagno che doveva presentare il libro, che era oggetto tra l'altro delle loro critiche, ma quando c'ero soltanto io e l'editore, poi quando io subito dopo presentavo il libro False Flag, dovette poi intervenire l'editore, ci cioè fecero una diretta su Facebook a cui partirono tutta una serie di sfottò pesanti da parte di vari personaggi al mio indirizzo. Sul sito venne riscritta un po' la mia biografia in cui mi si dava ovviamente della cazzara, si diceva che io credevo e diffondevo insomma, qualunque tipo di cazzata, dall'esistenza di un nuovo ordine mondiale ad altre cose, francamente non mi ricordo neanche. Mi si accusava di essere amica di Marcianò e quindi di parlare di sciacchimiche, che io non ho mai parlato in vita mia di sciacchimiche perché non è proprio il mio argomento. Mi si accusava di intendermela con un brutto sceffo di nome Salvo Mandarà. Mi si accusava di tante altre cose. E ci ricadi, il fatto che tu oggi sia qui Esatto, conferma che avevano esatto, ragione in qualche modo. esatto. Assolutamente, assolutamente sì. Feci poi, tra l'altro, una specie di un breve video di risposta anche a nome della casa editrice a quanto avvenuto insieme a Fabio Fravetti. Il video andò anche su YouTube e lì anche, vabbè, insulti a non finire alla mia persona di nuovo, perché poi è bello che, tra virgolette, il motivo del contendere era questa conferenza perché si sarebbe parlato anche di vaccini, ma ovviamente se la presero con me. Mi sembra anche che peccarono di una, insomma, di un'accentuata forma di misoginia, oltre che di cyberbullismo, perché ovviamente poi andarono sul personale, me ne hanno detti di tutti i colori. Per carità, chi si occupa di cosiddetta controinformazione, cioè di informazione alternativa, è abituato, però io posso, come si dice, confermare, testare, testimoniare che i metodi che hanno utilizzato, a mio dire, quindi sarò poi faziosa ed esagerata, ma a mio dire sono faziosi ed esagerati e sono equiparabili al cyberbullismo, perché c'erano almeno sulle loro pagine Facebook pubbliche dei commenti sulla mia persona ingiuriosi o comunque sia pesanti, davvero pesanti. Quindi, cioè, mi limito a come si dice, al racconto di questa esperienza, perché qualunque cosa ti dicessi in merito ai due personaggi, che però io personalmente non conosco, perché ho avuto a che fare con loro scagnozzi, non con loro personalmente. Puente mi scrisse dei messaggi pubblici su Twitter, che tra l'altro io non utilizzando più Twitter ho letto dopo qualche mese, quindi non ho mai risposto, ma non gli avrei comunque risposto perché loro, cioè, per quanto mi possano accusare di speculare su queste tematiche, oggettivamente non mi sono mai fatta i soldi parlando di queste tematiche, anzi, o di non lo so, di voler esacerbare i toni, eccetera, non mi sono, tu mi conosci, mi danno fastidio le polemiche, mi dà fastidio
tipo il, come si dice, questi dibattiti quando sono esagerati, soprattutto troppo violenti sui social, da qualunque altra parte, quindi evito qualunque tipo di polemica, lo vedo più, cioè capisco che tu ad esempio hai un carattere diverso e quindi dai anche corda o rispondi anche tu o li prendi di petto. Io francamente non sono proprio così e quindi non ho mai risposto e quindi non commento neanche il fatto che possano avere loro che la Boldrini o questa il futuro ministero della verità Orwelliano possa avere loro come consulenti. Si vede che li hanno considerati qualificati, avranno valutato le loro lauree, avranno valutato i loro titoli di studio, dottorati, corsi particolari, esperienze, non te lo so dire, saranno sicuramente qualificati per poter debellare, no? Noi sbugiardare noi cantori di bufale. Non lo so, a me ribadisco, mi sembra che si tratti di psicoreato. E mi sembra che comunque la modalità con cui viene portato avanti sia da un lato una forma di strumentalizzazione di massa, di manipolazione mediatica, e c'è molto fumo negli occhi, e dall'altro, lo ribadisco, forme di provocazione, perché poi alla fine quello che fanno sia i troll sia personaggi anche legati a loro con nome e cognome provocano. Provocano, fanno bullismo de noartri in salsa adulta, provocazione. Cara Enrica, io vorrei farti i complimenti perché in quest'ultima risposta sei stata un esempio di diplomazia, però ti devo comunicare, ahimè, che il linguaggio del corpo non mente e quindi quando dicevi valuteranno i loro titoli, le loro lauree, eccetera, si capiva perfettamente da quello che il tuo volto diceva come la pensavi. Mi permetto di dire questo anche perché oltre a una conoscenza e un affetto personale, diciamo, penso di potermelo permettere. E credo che anche il pubblico comunque l'abbia notato, perché il corpo non mente, ecco. Quindi, però complimenti Mi sembra perché... che tra l'altro alcuni di questi personaggi non siano neanche laureati e che però si, come si dice, vantino competenze nello sbugiardare gli altri particolari che avranno acquisito in altri campi. Per carità, ci sono molti giornalisti, anche direttori di testate, mi sembra che non sono neanche laureati, quindi saranno sicuramente più capaci di me, di te o di altri personaggi, non lo so. Io però metto in dubbio le modalità. Sicuramente il DDL Gambaro e poi la modalità proprio pratica, perché che ci siano loro, ci siano altri personaggi, ma ce ne sono molti altri anche, come si dice, molto più grezzi e diciamo improvvisati, che sono partiti magari da tematiche anche legate all'esoterismo, a prendere di mira, a sfottere alcuni personaggi, ma davvero pesantemente, che io mi chiedo perché poi alcuni, tra virgolette, colleghi o alcuni, insomma, anche non pubblici di un certo settore non siano poi mai ricorsi, francamente, alla querela, me lo domando. E che hanno un seguito, non so come dire, molto fitto. Io, francamente, sto male, cioè mi dà fastidio quando prendono di mira qualcuno, anche se io non condivido assolutamente quello che quella persona dice. Mi è capitato più volte di vedere dei post pesantissimi, dei messaggi pesantissimi, delle prese in giro pesantissime verso dei personaggi con cui, cioè, io davvero non ho niente da spartire e che non condivido, ma non importa, cioè, proprio dal punto di vista umano io lo trovo una cosa, un atteggiamento gretto, e mi sembra appunto che siano rimasti fermi al palo di quando eravamo ragazzini adolescenti, ma ancora prima che adolescenti, proprio ragazzini, magari alle medie, ti ritrovavi appunto il bullo che ti doveva perseguitare o sfottere o fare il verso. Mi sembra che non sia cambiato nulla, assolutamente nulla. Quindi per questo dico che poi, indipendentemente dalle loro, possono anche essere titoli di studio, capacità o quello che è. Credo che come si dice, il valore di una persona lo si veda anche da come si comporta e da come si muove. E mi sembra che alcuni di questi personaggi si comportino in maniera, per me,
per me, lo ribadisco, becera. Comunque sì, non sono assolutamente, cioè non condivido assolutamente le loro, diciamo, le loro modalità. Questo sarà perché io sono donna e da donna, sai, noi donne abbiamo sempre una forma di pietas, di compassione, di sensibilità, che comunque è diversa da voi maschietti. Voi maschietti avete molto più testosterone e alle volte mettete in scena questi combattimenti tipo tra galli, no? Però mi sembra che il fatto di poi dover inscenare questi combattimenti tra uno e tra l'altro, eccetera, eccetera, siano delle forme appunto vintage di bullismo da adulti. Assolutamente, vorrei dire due cose prima di cominciare a leggerti dei messaggi. Allora, beh, intanto è vero, il bullismo è sempre esistito anche dai tempi in cui andavamo alle medie, però Ah, certo. i bulli qua di quando andavamo alle medie non diventavano consulenti della Presidente della Camera per sbufalare i bufalari. Magari non lo sai, magari alcuni di questi erano quelli che ti perseguitavano, hanno perseguitato altri alle medie e che adesso si ritrovano. Io non so come erano questi quando erano alle medie, non lo possiamo sapere. Questo è vero, questo è vero. Poi, altra cosa che volevo dire, è il fatto che tu hai detto voi maschietti, eccetera, eccetera, e prima hai detto anche, ah, tu rispondi, prendi di petto, eccetera. Ti informo, ovviamente tu non segui tutti i miei video e tutti i miei post su Facebook, naturalmente, ma forse perché abbattendo il muro dei 50 anni il livello di testosterone si abbassa, non lo so. Sta di fatto che io ormai da credo un anno, forse anche 2 anni, rispondo, non dico mai, ma rispetto a prima, a quando ci siamo Passato. conosciuti, quindi 3, 4, 5 anni fa, praticamente il livello, cioè il numero di risposte agli attacchi è o zero, oppure rispondo con dei messaggi proprio d'amore, cioè dicendo di E veramente. allora Sì. rettifico perché francamente No, 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 non per carità, non ho avevo, voluto cioè dire questa non cosa. ho più letto i tuoi commenti, leggo i post, ma non leggo i commenti, quindi questo non lo sapevo. E comunque sono contenta perché secondo me perdevi tempo, energia ed Brava, era questo è il assolutamente punto. nulla, quindi sono contenta perché, ma te l'ho detto già mille volte, è una cosa che non mi piace, che è un comportamento che non mi piace vedere in generale, quindi neanche quando sei attaccato, perché in realtà secondo me è c'è poi l'azione ci sono quelli che si infiltrano e poi fanno gli agenti provocatori, c'è sempre stato. E se tu rispondi, poi alla fine è soltanto peggio. E te lo dico io che sono fumina e che quando anche è successo a me non avrei risposto, ma li avrei presi a bastonate. Però è sbagliato. Ed è sbagliato più che altro per noi, non per loro. Cioè è sbagliato perché è esattamente la reazione che loro vogliono. Assolutamente, assolutamente. Enrica, ricordi cosa mi hai chiesto poco prima di andare in onda? Quanto durerà? Bene, siamo Sì, già ho in onda visto. da 54 minuti e non abbiamo ancora fatto partecipare il pubblico con i loro commenti. Quindi tu Vai, ti scusami. chiedo di Ma io non so, perdonarmi. io sono antidemocratica come No, mio no, no, pubblico, non è questo. È chiaro che avevi tante cose da dire e io, e sono sicuro anche il pubblico, e lo giudico dal fatto che il numero di spettatori è sempre aumentato dall'apertura della trasmissione fino ad ora, quindi vuol perché dire che. ormai la NASA avrà finito l'annuncio, quindi. No, 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 seriamente, seriamente, vuol dire che quello che hai detto finora è stato gradito e condiviso da chi ci sta ascoltando. E allora ecco, io faccio il 99% della mia produzione in diretta proprio perché mi piace coinvolgere il pubblico, altrimenti potrei registrare. E allora te ne leggo alcuni perché i commenti sono tantissimi. Beh, Cripalmo 86 dice: "Ciao, salvo. Che bello rivedere Enrica." Poi ci sono tutta una serie di saluti. Michele dice: "Salvo, oggi hai fatto triplete." Sì, perché in effetti questa è la terza diretta che faccio oggi. È vero. Grazie Michele per averlo notato e così l'abbiamo fatto notare anche a chi legge la chat. Poi ci sono un po' di commenti che giudicano l'aspetto fisico. Per carità, sono tutti commenti molto carini. Io però non volevo leggerli, ma proprio velocemente. Oh, sempre carina Enrica, bentornata alla bella Enrica. Poi c'è qualcuno che fa notare, più in basso, Peppiner dice, più che bella, a me sembra molto intelligente. Così, Vabbè, dai, ecco, grazie. così bilanciamo, così bilanciamo. Mandate Poi, curricula.
Ecco, poi vediamo un po'. Dom The Good ci saluta. Oh, ecco, questa è una domanda proprio per te da parte di Gianfranco Erboia, che dice: Ciao a tutti, di cosa si sta occupando la bellissima Enrica attualmente? Ecco, da quando hai finito anche le tue apparizioni su cos'era Italia 1, mi sembra, no? Su Mistero, probabilmente molti, diciamo, ti vedono meno e quindi hanno la curiosità di sapere cosa stai facendo. Nei limiti del possibile, non so se il tuo contratto ti permette di parlarne in modo. Comunque, insomma, c'è questa curiosità legittima da parte di Gianfranco che ti prego di soddisfare. Sto lavorando molto nelle retrovie perché lavoro per la Uno Editori come responsabile di produzione, anche come ufficio stampa. Tra l'altro, poi abbiamo fatto nascere questo nuovo marchio Rivoluzione che si occupa appunto di informazione alternativa e di controinformazione. Quindi sto lavorando molto molto nelle retrovie. L'ultimo libro che ho pubblicato era Utero in affitto contro la maternità surrogata. Prima ancora c'era False Flag sulle operazioni sotto falsa bandiera per Arianna Editrice. Adesso ho scritto un libretto sul mito dell'immortalità e che arriva quindi a parlare anche di tutto il discorso legato al transumanesimo e insomma, questa visione prometeica di ricerca della longevità e di tutti i mezzi anche virtuali o tecnici per conseguirla, che verrà pubblicato comunque entro aprile per una piccola casa editrice di Lecce, i Quaderni del Bardo. E diciamo che sto lavorando molto nelle retrovie, anche perché in qualche modo lo spiegavo nell'introduzione di Utero in affitto per chi lo avesse letto. Constatavo proprio già allora, quasi un anno fa, come non mi piacesse questo clima esacerbato, sempre più violento, purtroppo anche nello stesso ambiente tra colleghi. Cioè, purtroppo io ho avuto anche dei problemi tra vabbè, fantomatici colleghi. Cioè non ho accusato, non so come dire, mi sono presa in qualche modo una pausa perché pensavo di non avere, non più nulla da dire, ma non ci fosse nulla di particolare da aggiungere oltre a quello che aveva scritto e che era inutile in qualche modo, no, continuare a espormi senza, non lo so, materiale particolare nuovo senza anche dover in qualche modo aizzare il clima. Diciamo che la pubblicazione di la seconda edizione di Unisex è stata molto pesante perché ci sono arrivate mail coautore, oltre a insomma gli insulti di turno, minacce di morte, insomma è stato un periodo diciamo pesante e ho pensato che in qualche modo staccare un po' e prendersi una pausa fosse la cosa migliore per poi ritornare comunque più equilibrati, non dover scendere poi allo stesso piano di alcuni personaggi e non dover neanche vivere lo stato di paura, paura data da minacce, da insulti, paura data dal avere l'ansia di dover aprire Twitter o una mail o Facebook perché ti stanno dicendo che ti vorrebbero bruciare viva o robe del genere. E basta. È stata, diciamo, una pausa. Sto lavorando molto nelle retrovie e soprattutto sto cercando di fare quello che alla fine nessuno ha fatto per me, cioè di puntare su quelli che considero giovani talenti, che poi non necessariamente sono giovani, cioè di dare l'opportunità di pubblicare, di curare edizioni di persone che stimo e che penso abbiano qualcosa di nuovo da dire, anche se sono magari su argomenti che avrei voluto trattare io, ma non importa. L'importante, secondo me, è riuscire a fare un'informazione alternativa buona, documentata, buona, e poi se non la vuoi leggere non la leggi, ma non devi arrivare a tirare fuori, a inventarti delle leggi per appunto reprimere il dissenso ed evitare che qualcun altro possa esprimere la propria opinione. Bene, carissima, ti ringrazio per questa risposta.
che sono sicuro avrà soddisfatto molto Gianfranco, che appunto chiedeva di cosa ti stai occupando. Angel scrive un commento sul tema che tu, di cui tu parlavi prima. Stanno rendendoci cattivi l'uno contro l'altro per Sì. non farci rimanere uniti, distruggere le Sì. famiglie, i rapporti, così siamo bersagli più facili. Sì, guarda, concordo pienamente, ne sono assolutamente convinta, è un argomento di cui ho sempre parlato a partire dal mio primo libro, dal libro su Obama. Sono assolutamente convinta che venga sfruttata la tecnica del divide tempera, e dall'altro che si stia cercando di dividere sempre di più l'opinione pubblica, ma anche poi noi. In fazioni, sul modello delle fazioni calcistiche per poi metterci l'uno contro l'altro. E anche per questo, come ti dicevo prima, a un certo punto ho deciso di prendermi una pausa perché ho visto che anche all'interno di questo ambiente c'era troppa violenza e troppe fratture, c'erano le cosiddette guerre tra capponi, come descritto da Manzoni nei Promessi Sposi, in cui alla fine non ci si rende neanche conto che invece di che sarebbe meglio riuscire a essere tutti uniti invece di farsi anche la guerra tra poveri. E penso che però questa proposta di questo DDL possa in qualche modo aiutare a ricompattarsi. Certo è che per compattarsi, cercare appunto di mettere da parte il proprio narcisismo, il proprio egoismo, bisogna fare un attimo, come si dice, bisogna cercare di essere un pochino più umili, più modesti e capire se si fa un certo tipo di lavoro per la fama, per la gloria, i soldi no di sicuro perché nessuno dell'ambiente lo fa per i soldi perché non si vede una cippa, quindi al massimo lo puoi fare per vanagloria, per ego, per narcisismo o per testosterone o se lo stai facendo per altro, se lo stai facendo perché ci credi e pensi che sia, diciamo, una missione civica, etica, quello che è, secondo me bisognerebbe completamente modificare i toni, cercare di essere anche più aperti al confronto, al dialogo, alla dialettica o comunque più tolleranti. Ci sono tante persone che, come si dice, di cui non condivido le tesi, il modo di argomentare o altro, ma semplicemente o le ignoro o non so come dire, non entro più in polemiche o non perdo tempo a doverci, non so, doverle dileggiare o bullizzare o prenderle in giro. E poi, tra l'altro, c'è anche qua il discorso un po' io facevo prima del cyberbullismo. C'è questa tendenza nel nostro settore, ma come in tutti, a diffondere gossip, e quindi a dover dire che quello in realtà è un debunker, quello in realtà è affiliato alla CIA, alla massoneria, agli Illuminati, all'ordine del sacro grado del sacro dragone di Vattelapesca, eccetera, eccetera. E anche questi sono degli atteggiamenti, secondo me, assolutamente infantili di persone che dovrebbero prima guardarsi dentro, migliorare se stessi, pulirsi e poi dopo fare informazione, perché secondo me soltanto se stai bene tu sei in equilibrio, puoi fare un lavoro del genere perché hai una responsabilità comunque grandissima. Quindi anche per questo che in un momento in cui io francamente ero particolarmente stressata da tutto un certo clima, ho preferito prendermi una pausa anziché rischiare poi di magari di proiettare un mio malumore in quello che facevo. Certo. È come non capire quello che hai detto, anche perché appunto hai già detto in modo abbastanza chiaro ed esplicito la pressione a cui sei stata sottoposta. Quindi secondo me è un'ottima idea quella di riposarsi un po', fare mente locale, ritrovare un equilibrio e poi magari, voglio dire, quando avrai di nuovo voglia di dire qualcosa di nuovo, sicuramente lo farai. Ecco, vorrei ricordare Deve essere che... qualcosa di nuovo, quello che dicevo anch'io. Certo. Cioè, anche il non finire a scrivere o a fare conferenze o a scrivere post soltanto perché devi fare presenza. Deve essere un qualcosa che senti davvero e deve apportare un qualcosa di nuovo, secondo me, soprattutto di utile
e di etico alla società, se no puoi anche smettere per un po', tanto nessuno sentirà la tua mancanza, cioè sei solo tu al massimo che puoi pensare che la gente non viva senza di te, ma la gente vive benissimo. Beh, allora, ti leggo un commento che forse potrebbe convincerti che in alcuni casi può valere anche il contrario. Bobby Magni scrive: "Non sanno più cosa inventarsi. Enrica mi ha cambiato la vita. I suoi libri sono tutti stupendi." Beh, mi sembra un'attestazione di stima enorme. Molto. Quindi ringrazio Bobby per averla scritta e spero che ti faccia piacere averla sentita così in real time. Assolutamente, assolutamente sì. Anzi, grazie, lo ringrazio molto perché ogni tanto anche noi abbiamo bisogno di un'iniezione di autostima e di sapere che non ci sono solo, insomma, le persone pronte col forcone, con l'accendino per darci fuoco. Secondo me, anche qua nel nostro campo è molto utile avere un contatto diretto con le persone che però sia sano, ma non per di nuovo per vanagloria o per pomparsi l'ego, ma per capire se stai andando nella direzione giusta e se stai in qualche modo anche qua esacerbando un certo tipo di clima o se in realtà stai forse offrendo delle chiavi alternative per leggere, decrittare e interpretare la realtà. E quindi in questo senso, e anche qua, a me piace rispondere alle persone, sia se le vedo di persona e parlarci alle conferenze, sia su Facebook, oppure quelle che mi scrivono sui siti, cerco sempre di rispondere a tutti, ovviamente nel limite anche, no, degli interventi che fanno, perché penso che sia fondamentale capire che cosa stai dando e cosa stai trasmettendo nelle persone, sempre in un'ottica di trasmettere qualcosa di buono e quindi costruire qualcosa che sia buono, che sia utile, che sia etico, perché altrimenti è assolutamente inutile continuare. Certo, assolutamente d'accordo. Allora, ti leggo ancora qualche messaggio. Allora, Angel, della quale prima ho letto un commento, forse coniugandolo al maschile, perché Una Angel fanciulla. è un nome un po' generico, diciamo, mi fa notare che è una ragazza. Quindi, se prima l'ho coniugato al maschile, ti chiedo scusa, cara Angel. Da ora in poi spero di ricordarmelo per le prossime volte. Dom the Good dice: "Il web sta svegliando la gente e i sionisti tremano." Mauri Milano dice: "Con la storia del cyberbullismo inizia il controllo della rete ed è solo l'inizio della censura della controinformazione del web." Poi c'è Angelo Saracini che mi saluta. Angelo Saracini è un caro amico della rete che ho avuto il piacere di intervistare proprio ieri per parlare di quello che succede in Grecia, visto che lui dal 1973 abita in Grecia. Poi Salomon Awake, vabbè, parla di un logo, non so di che cosa parla, quindi lasciamo perdere. Poi ciao Salvo, ciao Enrica, resisti agli attacchi, continua a divulgare. Molte informazioni top secret le ho prese anche grazie a te. Andrea che ti esorta quindi a continuare. A proposito, Enrica, prima che me ne dimentichi, te lo volevo chiedere già prima, ma poi mi è uscito di mente. Il tuo ultimo libretto, tu così l'hai chiamato, l'hai pubblicato, immagino, con Uno Edizioni? No, 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 è Ah. una piccola casa editrice di Lecce, i quaderni del Bardo, curata da Stefano Donno, che tra l'altro ha già anche pubblicato lui un libro, un commentario alla Tavola Smeraldina, quindi un libro di ermetismo e di alchimia, di cui ho curato una lunga prefazione. E questo libretto l'ho scritto appositamente per lui perché ha un taglio tradizionale, nel senso che vado ad analizzare l'ossessione contemporanea per l'immortalità e quindi ad esempio arrivando a parlare di alcune tecniche come il trasferimento della mente all'interno del transumanesimo, partendo dall'alchimia, cioè per far vedere come la ricerca connaturata all'uomo di longevità della vita eterna sia completamente cambiata, quindi sia cambiata l'ottica, perché è decaduta la concezione della sacralità che c'era all'interno dell'alchimia, arrivando appunto a un certo tipo di derive, alle derive postumane, che ricercano l'immortalità in una chiave assolutamente, oltre che tecnica,
tecnica positivista in cui qualunque visione vitalista è stata annullata perché per i transumanisti non esiste più la coscienza, non esiste più l'anima e quindi si arriva a concepire l'immortalità o attraverso la clonazione o addirittura attraverso il trasferimento della mente, cioè downloadando il contenuto della mente per poterlo trasferire in corpi nuovi. Sembra di parlare di fantascienza perché ci siamo abituati, no, a vedere sia i film oppure anche il genere, da Asimov, Philip Dick, fino appunto a tutto il genere cyberpunk. Pensiamo ancora a un film come poteva essere Transcendence, che faceva quello con Johnny Depp, proprio per vedere in pratica il discorso del trasferimento della mente. In realtà sono dei progetti assolutamente reali, così come è ormai superata la ricerca sull'intelligenza artificiale, ma si stanno orientando sui progetti sulla superintelligenza artificiale, che in qualche modo, se dovesse essere poi realizzato, si pensa intorno al 2045-2050, rischierebbe poi in realtà di portare alla fine della specie umana, perché la superintelligenza artificiale a un certo punto supererebbe in intelligenza, in intenzione l'uomo e continuerebbe quindi a modificarsi secondo una propria diciamo evoluzione. Quindi ci sono tutta una serie di scenari che mettono anche a rischio la nostra specie, di cui hanno già anche parlato diversi personaggi. Ricordo che già il papà di Java, Bill Joy, parlava, aveva cercato di mettere in guardia i colleghi non soltanto da un certo tipo di derive del transumanesimo, della ricerca tecnica e tecnologica, ma sono arrivati anche altri personaggi a parlarne, e arrivo quindi ad analizzare diciamo alcuni dei progetti più estremi del transumanesimo, di cui non si parla se non appunto ne parlano gli addetti ai lavori, a cui ci stanno invece abituando in qualche modo ad assimilarli tramite i film o le serie TV. Quindi noi pensiamo che sia ancora fantascienza, e in realtà sono assolutamente reali. Caspita, questo è un tema veramente che devo approfondire perché Delicatissimo, sono sì, veramente pazzesco. a digiuno, ma mi interessa molto. Guarda, siamo veramente, porca miseria, 1 ora e 12 minuti, ma ci sono altri commenti che vorrei leggerti. Cerco di essere veloce. Alessandro Rocca dice, e questo commento testimonia anche l'affezionamento prolungato nel tempo, sia con te che con questo canale. Adesso lo capirai perché dico questo. Volevo solo ringraziare Enrica per aver consigliato durante una delle rubriche qui sul canale di Salvo il libro Il mondo nuovo di Aldous Huxley. Una lettura veramente illuminante. Tu ricordi questo episodio? Hai ricordato questo libro durante la tua rubrica? Sì, l'ho citato più di una volta perché secondo me l'opera fondamentale che per inquadrare la realtà è l'opera che è stata scritta da Huxley nel 1932, un romanzo distopico, è stato quindi scritto nel 31, pubblicato nel 32, 17 anni prima di 1984 di Orwell, e si immagina appunto uno scenario distopico in cui si è realizzata una forma di dittatura dolce, in cui le persone che tra l'altro nascono all'interno di uteri artificiali e sono stati creati in provetta attraverso poi inquadramenti in alcune caste, sono talmente tanto manipolati, perché appunto sono manipolati addirittura prima della nascita, da desiderare tutto ciò che il potere, questo ovviamente governo globale che si è instaurato, decide per loro. Quindi loro pensano di essere liberi, in realtà sono totalmente manipolati, plagiati, plasmati. La potenza dell'opera di Huxley è quella di aver appunto immaginato come il potere per realizzare questa forma di totalitarismo avrebbe lavorato con più efficacia di nuovo su questa, cioè sulla mente, sull'immaginario, sulla coscienza delle persone, perché come spiegava Huxley, come avrebbe
come anche ovviamente ha ammesso lo stesso Orwell, il potere più interessato a condizionare non tanto le azioni quanto l'immaginario, le menti, le coscienze delle persone, perché una volta che ti entra dentro la testa, può appunto condizionarti, regalandoti l'illusione di essere libero. E quindi tu agirai pensando di essere libero, mentre invece stai facendo esattamente quello che il potere vuole per te. È un'opera fondamentale insieme a 1984 perché ha in qualche modo anche previsto tantissime cose che si sarebbero realizzate. C'è anche ad esempio la questione del Soma, questa forma di droga di Stato che in qualche modo anticipa anche la diffusione degli psicofarmaci che serve alle persone per tranquillizzarsi tutte le volte che hanno degli eccessi emotivi, che siano in negativo oppure una troppa eccitazione, proprio perché le persone all'interno di questo sistema globale, pensato, immaginato da Huxley, sono totalmente sedate, quindi in qualche modo finiscono per essere quasi degli automi. Però ciò non avviene in maniera sadica e cupa come in 1984, dove è tutto controllato, ma avviene attraverso addirittura un eccesso di tutti quelli che sono i piaceri. Non a caso vi è un'ipersessualizzazione infantile e non esiste più la famiglia tradizionale. Infatti ne parlavamo già molto io e Marletta, sia nella fabbrica della manipolazione sia in Unisex del mondo nuovo, perché per smantellare la famiglia, l'idea di famiglia, soprattutto della famiglia tradizionale, si è sdoganata l'idea del sesso libero, libero da ogni vincolo, anche dal vincolo di coppia e dall'amore. Quindi questa si porta a una saturazione dei piaceri, del piacere, che non fa che spersonalizzare l'individuo e renderlo in qualche modo massa, una massa che ovviamente è più facilmente sorvegliabile e controllabile dal potere. E non a caso a me piace molto ricordare, lo faccio quasi sempre nelle conferenze, ricordare una delle massime che troviamo in questo libro di Huxley, che è quella che sostiene che l'obiettivo principale dei governanti è fare in modo che i cittadini diano fastidio il meno possibile. E secondo me in questo romanzo Huxley ha davvero inquadrato in quali modi è possibile sorvegliare e controllare i cittadini. E ribadisco, in qualche modo chiudendo a cerchio, manipolando l'immaginario, entrando nelle menti, nelle coscienze, si può fare tutto. Ed è secondo me quello che stanno proprio cercando di fare adesso, cioè strumentalizzare tutta una serie di questioni, anche di piaghe sociali, strumentalizzarle per ottenere altro, cioè per ottenere il bavaglio, per ottenere una repressione, una censura, la repressione del dissenso, ma soprattutto facendo in modo che siano i cittadini a richiederlo, come se i cittadini sentissero l'esigenza di instaurare questa forma di censura. Non a caso era stata anche indetta sul sito bastabufale.it una petizione che poi in realtà ha avuto soltanto, mi sembra, 14.000 firme, raccolto neanche poi tante firme. Quindi in qualche modo si fa sempre, si cerca attraverso, no, lo schema azione, reazione, soluzione, di far scoppiare un caso in modo che poi si possa intervenire con una soluzione che in questo caso sarebbe liberticida. Bene, molto interessante, anche perché con questa tua, come si può dire, con questa tua esposizione sembra quasi di aver letto il libro. Naturalmente non è così. Invito, visto che sei stato proprio È uno dei nostri. bellissimo, dovete assolutamente leggerlo. Chi non l'ha ancora letto deve assolutamente leggerlo perché secondo me, tra l'altro, essendo ancora precedente a 1984, è ancora più forte di 1984 di Orwell. Huxley non aveva, diciamo, la penna e quindi la mano di Orwell, ma una potenza incredibile. E oggi ancora di più, con tutta una serie di questioni, di provvedimenti, di rivoluzioni culturali e antropologiche che sono state adottate, è ancora più forte e sconvolgente perché vai a chiederti come
me abbia fatto Orwell a immaginare, a prevedere tutta una serie di sconvolgimenti, di provvedimenti che sono stati adottati, e invito a prendere l'edizione, quella dell'Oscar Mondadori, in cui trovate anche a seguire subito dopo il romanzo Ritorno al Mondo Nuovo, che è del 58, sempre di Huxley, in cui l'autore va ad analizzare tutti i punti del suo romanzo, andando a vedere quali si sono ancora, quali sono già si sono concretizzati e quali ancora no. Quindi è un saggio critico che va quindi proprio ad analizzare passo per passo il suo romanzo. Ringrazio molto Alessandro Rocca per questa domanda che ha permesso ad Enrica di darci ancora una pillola di cultura veramente molto, come si può dire, con un'altissima densità. È proprio una pillolina, ma di quelle che ti sazia la mente e lo spirito per un bel po'. Quindi grazie Alessandro. Beh, Michele Pedone scrive, e poi ci lasciamo perché siamo in onda da 1 ora e 20, scrive: splendido tutto ciò che dici Enrica, ma non mollare un centimetro. Pensa che attivissimo è stato cliente nel mio ristorante, ma ho evitato di servirlo per non cadere in tentazione di dirgli cosa pensavo. Era proprio commiserevole anche con i suoi falchi. Poi Angel scrive: a volte sorge in modo spontaneo un po' d'ansia, rabbia nell'esprimersi per il fatto che si ha quella forte voglia di dare un'informazione positiva, di far cambiare idea. Non so se vi capita, e per quanto possa essere autentica l'informazione, in effetti non è bello come modo di fare. No, lo so, lo capisco benissimo ed è una cosa, soprattutto è un tipo di atteggiamento, secondo me, che ti prende soprattutto all'inizio, quando inizi a renderti conto e a conoscere tutta una serie di meccanismi e di dinamiche, perché ovviamente sei arrabbiato e vuoi condividerli il più possibile e rischi di farti prendere troppo la mano e di anche quindi commentare in modo violento, troppo diciamo impulsivo, coloro che non la pensano come te. Però oggettivamente è un atteggiamento anche questo, secondo me, limitante, perché in realtà diventi in qualche modo dogmatico e non fai del bene né a te né all'informazione, perché viene anche poi visto, cioè rischi di adottare una specie di atteggiamento quasi, quasi fanatico, non fai del bene. Quindi per quanto possa essere assolutamente, io sono la prima a cui scatta sempre la vena e mi verrebbe voglia di scrivere, di dire determinate cose, però devo anche lavorare su di me e cercare di stare tranquilla, ed invito tutti a farlo, perché se vogliamo in qualche modo costruire un mondo migliore, deve partire da noi, dal quotidiano, e imparare a essere più rispettosi, più educati con gli altri, anche se pensiamo che sbagliano, perché in realtà tutti, quando sono in buona fede, hanno qualcosa da insegnarci, anche perché soltanto gli idioti non cambiano mai idea, e quindi ci potremmo poi anche trovare un giorno a ricambiare idea o a cambiarla nuovamente. Elasticità, diciamo, elasticità e gentilezza. La gentilezza alle volte si pensa che sia una debolezza. Secondo me la dolcezza e la gentilezza sono invece, sono delle armi anche, sono dei valori, non sono assolutamente, non sono ascrivibili a debolezza, e quindi non necessariamente dobbiamo essere violenti o troppo impetuosi. Alle volte è meglio dire qualcosa, una parola di meno che in più, ecco. E Certo, possiamo anche certo, poi pentircene. certo. Beh, allora, hai parlato di dolcezza e c'è giusto appunto un commento di Alessandro Vescovo che scrive: Enrica, oltre alla sua grande intelligenza e preparazione, è una persona di grande dolcezza e sensibilità. Una persona che con tutti i suoi impegni usa i social per farti gli auguri di buon compleanno a un pinco pallino come me. Ecco, io vorrei dire ad Alessandro, che conosco personalmente, che non esistono i pincopallini come te e come nessun altro. Siamo tutti pincopallini e quando qualcuno dice grande Salvo, siamo tutti grandi. Cioè, il fatto che magari qualcuno abbia in un periodo della sua vita o per tutta la vita magari una certa visibilità, come è successo ad Enrica, perché per tutto quello che ha fatto, televisione, tanti libri scritti, Ma non conferenze, cambia eccetera, assolutamente nulla, cioè non fa di lei, capisco il tono con cui lui dice un pincopallino. Anche lei, mi permetto di dire, è una pincopallina, sei d'accordo?
Ma assolutamente sì. Quello che infatti dico io, allora lo dico da Sabauda, da torinese, noi piemontesi, soprattutto noi torinesi puro sangue, veniamo sempre accusati di essere freddi, un po' con la scopa in culo, molto snob. In realtà siamo diciamo un pochino più chiusi. Ciò non significa che ce la tiriamo, perché il tirarsela secondo me è assolutamente insensato, una cosa che non ho mai capito in nessuno. Non a caso le persone, anche quelle più importanti, potenti e famose che ho conosciuto, non se la tiravano assolutamente. Quelli che se la tirano sono i poveracci, ed è una cosa che ho, come si dice, constatato proprio nel mio lavoro. Quindi non è che non esiste un pinco pallino. Se io ho un contatto che magari mi sta anche simpatico, perché ci ho brevemente chattato, ho commentato qualcosa, e se scopro casualmente, mi cade l'occhio che è il suo compleanno, è una forma normalissima di educazione e di gentilezza, fargli gli auguri. Non è che viviamo nel mondi per uranio e siamo dei personaggi soltanto perché abbiamo, non so, scritto qualcosa, o siamo andati una volta in televisione e siamo più speciali degli altri, citando Orwell. Siamo tutti esattamente identici nella nostra diversità. Io ci tengo a sottolineare che siamo tutti diversi, e proprio per questo meritiamo lo stesso tipo di trattamento. Io infatti non sopporto assolutamente le persone che se la tirano, perché non capisco mai che cosa abbiano per tirarsela. Assolutamente d'accordo, carissima Enrica. Guarda, ci sono tantissimi altri commenti, però ne vorrei leggere uno. Ah, nel frattempo l'ha rimosso la mia amica Nicoletta Forcheri, però siccome l'ho letto più volte me lo ricordo. Allora, non so perché l'ha ritirato, forse sì, in effetti era scritto in modo poco chiaro, ma a me il messaggio è arrivato. Vorrei Dimmi. concludere con questo commento perché Nicoletta è una donna, tu sei una Sì, donna, hai parlato di questa misoginia che ogni tanto, ne ho diciamo. già parlato con lei in privato di questo problema Ecco, della misoginia, e ne abbiamo quindi, parlato già spesso io di Coletto. ecco, lei nel messaggio che aveva scritto scriveva del fatto che spesso fra le persone che magari fanno conferenze, eccetera, su vari temi, lei si occupa di contabilità, di moneta, eccetera, eccetera, ci sono tante prime donne, anche se come segno, diciamo, in effetti, cioè sono, all'anagrafe sono uomini, però si Sì, comportano da prime donne. concordo. E il problema, Concordo. ecco, e il problema molto spesso è che purtroppo queste prime donne di sesso maschile a volte, diciamo, tendono ad occultare il lavoro che a volte fanno alcune donne che in quanto donne devono faticare molto di più di altri per riuscire a, diciamo, a dire qualcosa. Fra l'altro, Nicoletta Marina Forcheri ha tanto da dire. Io ho avuto il piacere di Sì. intervistarla e non era la prima volta, pochi giorni fa, una settimana più o meno, ha veramente tanto, scusate, tanto da dire, e lei però ha purtroppo questa sensazione, che talvolta credo che sia più che giustificata, appunto che solo per il fatto di essere donna viene messa da parte. E questo è veramente un peccato perché, fra l'altro, questo vuol dire che l'universo si perde l'opportunità di ascoltare delle cose che hanno assolutamente senso. Ecco, prima di passare alla sigla e ai saluti, Allora, dimmi, dimmi, Riga, dimmi. no, volevo solo dire che concordo assolutamente su questo passaggio di Nicoletta, e qua chiudiamo. Ne ho parlato già con lei, insomma, più volte ci siamo confrontate. È una sensazione e una frustrazione che io in realtà ho sempre avuto, perché sono convinta che anche lei, se non fosse donna, avrebbe molto più spazio, e sarebbe considerata in modo diverso. La stessa cosa è capitata a me. Io, soprattutto in questo campo, ho dovuto fare 10 volte tanto rispetto ad altri colleghi che sono considerati meglio di me, sono rispettati di più, vengono trattati meglio, invitati di più e tutto il resto. Io me ne sono fatta una ragione e francamente non la soffro molto di meno, non posso dire di non soffrirla più, però che ci sia una misoginia assolutamente evidente. Poi se sei una donna, magari non sei un completo cesso, ti verrà detto alle spalle che automaticamente devi averla data a qualcuno, oppure che in realtà devi aver rubato il materiale a qualcuno, quando poi in realtà
realtà e a te che lo rubano e magari se lo pubblicano pure con il materiale tuo. Ci sono, questo guarda, è un po' come scoperchiare il vaso di Pandora, ma penso che purtroppo siano state fatte tantissime battaglie per l'emancipazione femminile, ma manchi ancora tantissimo lavoro perché noi donne meritiamo molto più rispetto e purtroppo non ce l'abbiamo ancora. È davvero molto lontano tutto questo e dobbiamo purtroppo, come diceva lei, lavorare il doppio, 10 volte tanto semplicemente per avere lo stesso rispetto che ha un uomo e alla fine alle volte scimmiottare anche l'uomo e le prime donne di cui parlava lei e quindi diventare anche più aggressive, anch'io lo sono stata e mi dispiace perché io ho questa tendenza poi magari ad essere più aggressiva e fredda e chirurgica, però è brutto, ma alle volte ti devi mettere un po', insomma, una specie di maschera semplicemente per sopravvivere in questo mondo purtroppo fatto da maggioranza da uomini. Eh sì, è proprio così, quindi ecco perché sono stato molto contento di aver notato il messaggio di Nicoletta Forcheri che meritava di essere letto, anzi ricordato, visto che poi adesso lo ha riscritto, però devo dire l'ho ricordato bene, quindi non lo rileggo perché praticamente ho detto esattamente le stesse parole. Mi scuso con coloro che hanno scritto tanti altri commenti che non ho potuto leggere, ma cari amici, quando prima di andare in onda ho detto a Enrica che mi chiedeva quanto durerà, ho detto ma guarda, le mie interviste durano da un minimo di 40 minuti a un massimo di un'ora e mezza. Ho detto, oddio, speriamo che non duri un'ora e mezza. Bene, siamo in onda da un'ora e 31 minuti. Ti comunico. Questo, cari amici, denota il fatto che quando qualcuno si esprime con passione, non si rende veramente conto del tempo che passa e quindi questo per me è un ulteriore motivo di gratitudine, nei confronti di Enrica perché, ci ha regalato veramente un'ora e mezza di vita insieme, permettetemi di dire, noi siamo entrati dentro le vostre case ed è stato veramente molto bello. Sono molto contento perché ci sono un numero infinito di mi piace, quasi il 50% rispetto al numero totale di persone collegate in questo momento. E prima di lasciarvi, Enrica, perdonami se perdo un minuto per una notazione di tipo tecnico, sul suggerimento del mio carissimo amico Mille Accendini. Praticamente sto facendo un esperimento. Come avete notato, nell'angolino in alto a sinistra ho scritto il numero di iscritti sul canale YouTube. Vi posso dire che poi anche su Salvo 5.0 ci sono circa 3.300 iscritti. Bene, la cosa bella è che solamente il fatto di scrivere questo numero stimola l'iscrizione, perché uno dice, vediamo se è vero, vado a iscrivermi, vediamo se il numero cresce. E infatti devo dire che da quando abbiamo cominciato si sono iscritte 7 persone durante la diretta, che è un numero, per i numeri che faccio io, molto elevato. Se qualcuno vuole sfidare ancora e vedere il numero che cresce, 48, 49, 50, che lo faccia ora, vale la stessa cosa per il mi piace e per il condividi. Intanto ecco, erano 55 e mi piace, adesso sono 57, quindi veramente grazie, grazie a tutti voi per aver condiviso. Vi ricordo che la condivisione, oltre che un aiuto per la crescita e il mantenimento in vita di questo piccolo canale, è anche un modo per far sapere a chi forse la pensa come voi che c'è stata una trasmissione che avete gradito e che forse potrebbero gradire anche loro. Quindi veramente è con tanto affetto che abbraccio tutti voi, cari amici che siete ancora lì, ancora scusa, chiedo scusa ancora a coloro di cui non ho letto i messaggi, magari recupereremo un'altra volta. Enrica, che dire? Per il momento ti abbraccio a 1600 km di distanza, quindi virtualmente. Non vedo l'ora di incontrarti, magari per qualche A San conferenza. Ecco, Vittore. magari a San Vittore o a Contrada Pendente. Esatto, ci ritroveremo lì, ci scambieremo l'arance. Esatto, ci scambiamo le arance. Io ti porto quelle siciliane e tu mi porti quelle marocchine. Non credo che in Piemonte. Dai, ti porto i gianduiotti. Perfetto. Un'arancia per un gianduiotto, affare fatto. Va bene, cari amici, è stato veramente un grande piacere per me essere con voi e con Enrica. Un abbraccio a tutti voi, ci vediamo con le trasmissioni di domani che trovate sulla pagina Prossimi appuntamenti e basta. Grazie ancora a tutti, se trovo la sigla la mando in onda. A te, Grazie, buona serata a tutti. grazie a Grazie, te. Ciao Salvo. Grazie Enrica, per ciao a tutti, la disponibilità. un bacio a tutti, ecco la sigla, l'ho trovata.